Se ci troviamo su una barca a vela e vogliamo arrivare da qualche parte, abbiamo due possibili modi di agire. Uno è quello di tirare su le vele e aspettare che il vento ci porti esattamente dove vogliamo noi. L'altra è quella di posizionare le vele in modo tale che, indipendentemente da dove tira il vento, riusciamo ad arrivare dove vogliamo noi. Quale vi sembra il modo di agire più appropriato? Buonasera a tutti, sono Bruno Medicina, trainer, coach, performance consultant o, come spesso mi si definisce, qualcuno che aiuta persone e aziende a ottenere il massimo dei risultati. E siccome per ottenere buoni risultati è fondamentale capire quali sono le cose che sono sotto il nostro controllo e quali non lo sono, di questo parliamo stasera. L'esempio della barca a vela può sembrare non particolarmente interessante perché è ovvio che tirare sulle vele e aspettare che il vento giusto ci porti dove vogliamo noi è un sistema decisamente fallimentare. Il punto è che la stragrande maggioranza delle persone utilizza questo sistema nella propria vita, ovvero si trova in un contesto in cui esistono forze che, piaccia o meno, sono fuori dal nostro controllo. Se siamo su una barca, il vento non è sotto il nostro controllo, le correnti marine, il sole, il tempo, eccetera. Se siamo in una società civile, non sono sotto il nostro controllo le leggi del governo, le abitudini, le imposizioni, le cose che succedono, non siamo in controllo della nostra salute più di tanto, non siamo in controllo del dire. Insomma, c'è un'infinità di cose che, ci piaccia o meno, non sono sotto il nostro controllo. Per quanto ci sforziamo, sono forze troppo grandi per le nostre forze. Ma possiamo di nuovo utilizzare due sistemi. Uno, lamentarci che queste forze non ci sono favorevoli, che è equivalente di lamentarsi che il vento non batte dove vogliamo noi, o prendere atto di queste forze e utilizzarle a nostro vantaggio. È un po' il discorso, si lega al discorso che facevo ieri sull'energia e sulle persone che continuano a lamentarsi di come stanno le cose. Il punto è, noi abbiamo una realtà, ci piaccia o meno, questa realtà per la stragrande maggioranza del tempo è fuori dal nostro controllo. Ma abbiamo la possibilità di utilizzare questa realtà a nostro vantaggio. È chiaro che dobbiamo sapere come fare. Quindi, è il discorso che si faceva ieri e che ho fatto altre volte. In ogni situazione c'è qualcosa che possiamo fare e qualcosa che non possiamo fare. Se siamo su una barca a vela, non possiamo cambiare la direzione del vento, non possiamo cambiare la direzione delle correnti marine, ma possiamo cambiare la posizione delle vele in tal modo che ci porti esattamente dove vogliamo noi. Questo vale per ogni aspetto della realtà ed è per questo che mi sembra una metafora veramente importante. Un appunto. Ed è un discorso che poi riprenderemo perché lo trovo incredibilmente profondo. Qualcuno potrebbe dire, sì, ma se invece di una barca a vela ho un motore, non ho bisogno di interessarmi della direzione del vento. Assolutamente vero. La soluzione di andare per mare con un motore è ovviamente efficiente, ma è quella che io chiamo soluzione violenta, nel senso, certo, col motore vado dove voglio senza dovermi occupare del vento, ma intanto ho bisogno di carburante, se finisce il carburante rimango fermo in mezzo al mare, poi faccio rumore, poi inquino, insomma ho una serie di effetti collaterali che sono il prezzo da pagare per questa comodità. È un po' lo stesso discorso nella realtà, nei rapporti sociali, in mille e una situazione. Noi abbiamo cose che non possiamo controllare. Cerchiamo di farlo
a vario titolo con la violenza, che può essere violenza psicologica, violenza fisica, violenza verbale. Il punto è, semplicemente cerchiamo di forzare le cose a nostro vantaggio. È un po' il discorso del motore. Certo, può funzionare a breve termine, ma ha una serie di effetti collaterali. Se io ottengo dagli altri le cose utilizzando un qualche tipo di violenza o di forzatura, sicuramente produrrò dei problemi a lungo termine. E non ne voglio parlare qui anche perché sto superando il tempo. Il discorso è, sono due modi di affrontare l'esistenza. Uno è quello di utilizzare le forze in gioco al meglio, l'altro è quello di forzare. Sono entrambi metodi funzionali. Teniamo conto che quello violento molte volte può produrre effetti collaterali dannosi. Il terzo metodo, che purtroppo è quello più utilizzato, è totalmente negativo, quello di lamentarsi della realtà senza fare niente. La persona che sta in mezzo al mare lamentandosi della direzione delle correnti, della direzione del vento, non otterrà alcun risultato. È un perdente puro. Spero che non lo siate anche voi. Buon proseguimento di serata.